amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo numero 11. Telefono e fax 0827 74080. Mobile 347 4238 203. Alla tabaccheria Noviello, oltre alla rivendita dei tabacchi, puoi trovare tutto quello di cui hai bisogno, scegliendo tra i tanti articoli da regalo a tua disposizione. Ma puoi fermarti anche per pagare i tuoi bollettini EF24 o magari tentare la fortuna con il lotto e Super Enalotto. La tabaccheria Noviello è anche premium partner ICOS e solo da noi troverai una vasta scelta di prodotti. Tabaccheria Noviello è ad Avellino, alla via Tagliamento 140, di fronte al campo CONI. Per info e contatti chiama il numero 0825 33036 e visita su Facebook la nostra pagina. Tabaccheria Noviello, una realtà a tuo servizio. CRT Radio presenta Voice on Top, le più grandi voci del mondo della musica, del cinema, del teatro e del doppiaggio. Sveleremo aneddoti, segreti, curiosità e i trucchi del mestiere. Voice on Top, un programma dedicato alla voce in cui farsi le orecchie. In studio, Simona Ciampi. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Voice on Top. Ringraziamo tutti coloro che sono già sintonizzati su www.crtradio.com e sulle nostre pagine Facebook, dalle quali possono guardarci in diretta live. Approfitto subito per salutare Michela, Mara e Luca, Carmine, Rocco, grazie a tutti e a tutti coloro che nei secondi e nei minuti si... ecco qui. Allora, c'è una piccola interferenza, vero? Di linea. E tutti coloro, insomma, che si sintonizzeranno nel corso della puntata. Se vorrete interagire con noi, c'è un numero al quale potrete inviarci dei messaggi con WhatsApp al 328 88 12 506. Questa sera esploreremo il complesso rapporto tra la voce e l'inconscio, ripercorrendo in chiave psicoanalitica la fisiologia del canto, il timbro, l'intonazione, e lo faremo insieme all'ospite che ho il piacere di presentarvi, la psicologa dottoressa Antonella Pontillo. Buonasera a tutti, a chi ci sta ascoltando, a chi ci sta osservando, insomma a chi ci guarda da Facebook. Ringrazio Simona per l'invito e anche per la fiducia che mi ha dato rispetto all'argomento di cui parleremo. La fiducia e la stima sono la prima cosa, oltre a conoscerti personalmente, perché insomma chi ci conosce lo sa che siamo legate profondamente, però ti stimo anche tanto come professionista, quindi sono contenta di averti qui questa sera. Se tu già vuoi salutare qualcuno che ti saluta, qualcuno che si è sintonizzato, perché vi ricordiamo che noi anche sulle nostre pagine Facebook abbiamo condiviso la diretta, quindi mi raccomando, basta che ci seguiteci in tanti, ovunque, dove commentateci in tanti, ovunque vogliate voi. Allora, voglio subito incominciare con questa serata nel lanciarvi un ascolto, facendo ovviamente una prima facendo una premessa, una prima presentazione di quella che sarà la serata e la tematica di questa sera. Al di là delle parole, la nostra voce esprime una verità che racconta una marcatura e una storia che ci riguardano.
La sua melodia ci canta, dice qualcosa di noi, delle nostre provenienze, dei bagni sonori in cui fin dall'origine siamo stati immersi e dei flussi vocali che ci hanno allattato, così come rivela gioie ricevute e sofferenze patite. La vita psichica soggettiva infatti lascia tracce importanti sul timbro, sulla pasta, sul tessuto, sulla materia stessa della voce, rendendola per questo motivo unica e assolutamente inconfondibile. La voce non può mentire, nemmeno quando le parole lo vorrebbero. Ed ecco una voce che non mente mai. Ascoltiamo Lucio Dalla e la sua Balla Balla Ballerina. Tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorni. Balla, non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero. Vedendoti ballare, di esser morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero sotto un cielo di ferro e di gesso, l'uomo riesce a...
Bene, dopo questo primo ascolto entriamo nel vivo della puntata. Allora, dottoressa, vogliamo incominciare a parlare di quanto sia importante e caratterizzante il tono della voce? Certo, allora, partiamo appunto dalla voce. La voce, abbiamo visto, è uno strumento che in un certo senso permette alla parola di venire fuori, però è qualcosa che va oltre, trascende l'utilità della comunicazione, trascende anche quello che è il piacere, insomma, di cantare. La voce è un po' il nostro inconscio. Freud dice che la via regia per l'accesso all'inconscio sono i sogni, ma se i sogni sono fatti di cose, queste cose prendono vita, prendono sembianze attraverso le parole. Quindi la voce ha a che fare, diciamo, con qualcosa di noi, rivela quella che è praticamente la persona. Tu hai detto prima, cioè, che il nostro timbro di voce non può mentire. È vero, perché quando noi ci sforziamo, diciamo, con le parole di controllarle, di gestirle in un certo senso, speriamo che possiamo mentire, ma non è così, perché qualcosa viene sempre fuori. Il timbro, la velocità, l'intonazione che noi abbiamo, sono tutti aspetti che riguardano appunto la persona. Io, ad esempio, ho una velocità notevole nel parlare e mi è difficile, per quanto voglio, riuscirla a controllare, perché è qualcosa che fa parte della mia personalità. Poi vedremo un po' che cosa può esprimere, insomma, questa velocità. In realtà ognuno di noi può leggere qualcosa di analogo, insomma, possiamo leggere una semplice frase, ma ne verranno fuori degli aspetti, insomma, individuali, degli aspetti che sono nostri, perché la voce ha a che fare con delle esperienze, insomma, pregresse, che sono esperienze di piacere, che sono le esperienze di dispiacere, che è tutta l'evoluzione, insomma, dell'uomo. Pensiamo un po' a come si trasforma la voce nell'adolescenza, tutto quello che sono i maneggiamenti, anche, diciamo, le esperienze proprio di vita normale che attraversiamo, non per forza di piacere o di dispiacere, insomma. Quindi che cos'è? La voce che cosa è? È un veicolo della parola, in quanto veicolo la trasporta, però trasportandola la modifica, la può arricchire, la può portare in primo piano, la può evidenziare, in una parola, diciamo, la trasforma. Allora, le parole, che cosa possiamo dire di importante? Quando noi parliamo, le parole hanno un'importanza molto, molto bassa, spesso non ce ne rendiamo conto, perché quando diciamo qualcosa, il 60% di quello che diciamo lo dice il corpo, il 30% però lo dice il tono, il timbro, l'intonazione, la rapidità con cui parliamo, solo il 10% lo dicono le parole. Quindi potremmo dire proprio che non siamo nemmeno padroni di quello che diciamo, quello che esce dalla nostra bocca perde, diciamo, l'appartenenza a noi nel momento stesso in cui la diciamo, a meno l'appartenenza cosciente, insomma. In realtà molto spesso, cioè, il timbro della voce ci consente proprio di capire qualcosa dell'altro pur non conoscendolo, perché il suo accento, l'intonazione che la persona usa, insomma, ci dà un'informazione di quella persona che poi, diciamo, andrà in un certo senso a plasmare l'immagine che noi ci facciamo dell'altro. Pensa che esiste una giornata mondiale della voce, non so se lo sapevi. È vero che esistono giornate mondiali per tutto, però te lo dico perché l'anno scorso quello su cui tutta la giornata, insomma, cioè quello, diciamo, di cui ci si è occupati, è proprio del rapporto che c'era tra la voce e la psiche. In un rapporto così complesso che ha fatto riflettere proprio su alcune patologie. Ma tu mi aiuterai, ma qua, cioè, è uscito fuori, insomma, che molte disfonie erano provocate da un disturbo, insomma, psicologico alla base, e per quanto si volesse intervenire fisicamente non c'era modo, insomma, cioè, non c'è modo di risolvere, anche andando a lavorare, volendo lavorare tecnicamente, muscolarmente, è un problema che va risolto molto più in profondità, di cui spesso non si è nemmeno consapevoli, insomma. Quindi diciamo che la voce è un'impronta, ma è addirittura meglio dell'impronta digitale, potremmo dire, perché è vero che l'impronta digitale è unica, irripetibile, ma anche il timbro della voce è unico e irripetibile. Ora tutto viene trasformato, ognuno di noi cerca degli ideali fisici, insomma, di bellezza, anche, diciamo, sonori, vocali, però per quanto queste tecniche si siano affinate, nessuno può replicare il timbro della voce di una persona amata, per fortuna direi. Però, diciamo, la cosa più importante è che questo timbro, cioè, soprattutto tu già sai che se su un timbro